giornata ai campionati mondiali di Abu Dhabi che si conclude con la ciliegina sulla torta dell'oro di Miressi, che con una gara sensazionale è andata a ritoccare il suo record italiano che aveva annotato in semifinale, abbassandolo di un centesimo. E una gara che ha visto l'americano Held fargli un passaggio folle nei primi 50, ma Mire è riuscito a rimanere lucido fino all'ultima bracciata, che poi è stata quella decisiva, e si è portato a casa il titolo nella gara regina, e un titolo che l'Italia non aveva mai vinto in vasca corta. E poi in chiusura c'è stata un'altra perla, la medaglia d'oro della 4x100 mista. Non nutrivo poi molti dubbi, perché comunque schieravamo Mora, che è stato finalista a dorso, Martinenghi, che è arrivato secondo nel 100 rana, ma di un'inerzia. E poi Rivolta, che ha dominato 100 delfino, e Miressi, che ha dominato 100 stile. Quindi, insomma, meglio di così non si poteva chiedere. La staffetta mista finalmente è riuscita a portarsi a casa un titolo mondiale, perché è sempre stata una staffetta forte, ma mai così forte come ora, e ha sfiorato addirittura il record del mondo. Faceva parte di questa staffetta anche Martinenghi, che poi oggi si era tolto anche la soddisfazione di un altro argento nei 50 rana, seppur ha sfiorato di pochi centesimi la medaglia d'oro individuale, che forse è l'unica cosa che gli è mancata in questo campionato, ma insomma viene via con un bottino davvero importante. Se vogliamo trovare un piccolo motivo di rammarico nella giornata di oggi è sicuramente il 1500 di Gregorio Paltrinieri, perché insomma lui ci ha abituato sempre a delle prestazioni stratosferiche, e oggi purtroppo invece non era lui. Cioè, sono convinto che quando scende in gara dà sempre il 100%, quindi non vado nemmeno a pensare che possa essere un motivo di testa, perché non riusciva a staccare gli avversari, allora ha mollato, no? Sicuramente Gregorio oggi più di così non ne aveva, ha detto di aver cambiato qualcosa negli allenamenti, magari non ha funzionato e dovrà rimettersi un po' a posto, ma insomma ci ha abituato a saper superare anche momenti di difficoltà che possono capitare come questo. La gara è stata di un livello poi stratosferico, perché comunque c'è stato il record del mondo di Welbrock, ma anche insomma, 14-11 secondo classificato. Insomma, è stata una gara mostruosa. Greg oggi non aveva il passo per stare con loro, e quindi è l'unica piccola delusione di questa giornata, che invece per noi è stata memorabile. E questo 2021 per l'Italnuoto si conclude nel migliore dei modi, con uno storico terzo posto nel medagliere, cosa mai avvenuta mondiale, e non abbiamo risentito per niente dello slittamento di un anno dell'Olimpiade, anzi sembra che ci abbia dato una carica in più. Non finiscono mai di stupirci, e speriamo veramente di poter continuare così anche in vista degli appuntamenti lunga che si concluderanno poi con l'Europeo a Roma in casa nostra, e quindi vorremmo sicuramente ben figurare anche lì. E se dovessi assegnare il mio premio di nuotatore dell'anno, io lo darei a Tete Martinenghi, che quest'anno ha sancito l'esplosione a livello assoluto del suo talento, che è sempre stato inequivocabile. E però la medaglia olimpica individuale, poi il bottino pazzesco che ha raggiunto al campionato europeo prima con l'oro nel 100 rana, e l'impressionante numero di medaglie in questi campionati, mi sembra ha fatto 5 finali con 5 medaglie, era difficile veramente chiedere di più. Ce ne sono stati tanti altri nuotatori veramente quest'anno che ci hanno sorpreso, come Alberto Razzetti, però insomma la medaglia olimpica, e secondo me ha un peso specifico importante, quella individuale, quindi assegno a lui questo premio.